Ciao a tutti, benvenuti su Arte per Te alla prima lezione live del corso di disegno. Bentrovati, ci siete? Vi aspetto un attimino perché vedo zero spettatori. Vediamo un po'. Vediamo, vediamo. Un attimino perché vedo zero spettatori. Ci siete? Oh, eccovi qua, tutti pronti. Ciao a tutti. Ciao, come state? Come state? Ciao a tutti, lo scrivo, guardate. A tutti e benvenuti. Eccoci qua, un nuovo anno insieme. Ciao, ciao, siete tantissimi, non riesco a leggere neanche i nomi, state andando velocemente. Oddio, cominciano i disturbatori. Ma non l'avevano messo in carcere quello là che stava dietro le persone. Allora, tutto bene, grazie Mary. Ciao a tutti. Non vi posso salutare tutti, ma grazie di esserci. Siete pronti per ricominciare? Parlo un pochino piano perché c'è Enzo che sta dormendo proprio lì. E quindi, scusatemi. Allora, non ci vedi, Brianna? Ci vedete? Mi vedete tutti? Aspettate che guardo. Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti e benvenuti. Ora, guardate, seguitemi, ci siete. Oh, ma eravate proprio tutti lì al PC. Perfetto. Non so se spostare il PC per di qui o per di lì. Vediamo. Allora. Ci siete? Bene. Buonasera a tutti. Possiamo cominciare? Io comincio in un modo molto molto semplice. Vado su Facebook e condivido i compiti per i 5 anni di corso. Ok, ragazzi, i vostri compiti in questo momento sono online. E quindi adesso vi spiego passo passo quello che faremo. Condividi compiti di disegno. Ok, ora parlo, intanto ho condiviso, perfetto. Poi li ricondividerò alla fine uno per uno. E allora, su Facebook trovate già tutti i vostri compiti condivisi. Sì, la diretta rimane registrata e la condividerò anche su Facebook in modo che poi chi non c'è oggi possa rivederla, ma comunque rimarrà registrata su YouTube per sempre. Quando vorrete consultarla potrete farlo tranquillamente. E allora ragazzi, ricomincia il corso. Primo anno. Ciao Laura, non vedi? Chi è che non vede? Alzi la matita. Io credo che chi non veda abbia problemi di velocità di connessione. Non ne sono certa, ma sono in tanti che non vedono. Io mi vedo nel video, quindi sta registrando. Ragazzi, in caso non vi preoccupate, la diretta va avanti e poi la potete vedere in differita registrata. Io vedo male, io non vedo, si vede sfocato. Vabbè, che si veda sfocato oggi non importa perché non vi devo fare vedere grandi cose. Benissimo. Allora, cominciamo subito. Primo, secondo, terzo e quarto anno sono gli anni di corso. Sono le persone che cominciano quest'anno al primo anno, quelle che hanno fatto l'anno scorso il primo anno passano al secondo, quelle che l'anno scorso erano al secondo passano al terzo, quelle che l'anno scorso erano al terzo passano al quarto. Quelle che l'anno scorso erano al quarto passano al master, cioè il quinto anno che non chiamerò più fuori corso, ma extra corso, mi piace di più. Al quinto anno del quinto anno fanno parte tutte quelle persone che hanno già partecipato ai 4 anni di corso, quindi la tecnica l'hanno imparata e vogliono soltanto continuare a stare con noi per esercitarsi, per stare in nostra compagnia, per avere la scusa per disegnare qualcosa. Allora, primo anno, ora poi parliamo, intanto vi spiego tutto.
primo anno di corso, quello che vi serve dalla prossima volta, il vostro compito dovrete postarlo proprio la settimana prossima, entro e non oltre le 16. Potete postare dalle 20 della sera prima, quindi del 6, fino alle 16 del 7, di giovedì 7. Allora, chi non vede, ricaricate la pagina e può darsi che mi vedrete. Allora, vi stavo dicendo, primo anno vi servono le matite della gamma B. Per cominciare potrete avere foglio liscio e ruvido, dopodiché matite dalla HB alla 8B, gomma pane, temperino e gomma normale. Trovate già il disegno postato sulla pagina Facebook. Io i disegni li posto sulla... Allora, andate su foto, quindi andate su album compiti di disegno, scorrete tutti i compiti, andate sempre agli ultimi e cercate quelli relativi al vostro anno, quindi primo anno, leggete bene che c'è scritto tutto, con che matite dovete farlo, su che foglio dovete farlo, è tutto specificato nei minimi dettagli. Dopodiché cosa dovete fare? Dovete semplicemente sedervi, ritagliarvi un'oretta o due di tempo, chiudere la bocca, non parlare con nessuno, concentrarvi sull'immagine che vi consiglio di scaricarvi, di stampare e non di copiare da PC, perché copiare da PC è una cosa che stanca notevolmente l'occhio e poi cambia i piani, perché voi copiate in verticale, prendete l'immagine dal verticale e poi la trasponete su un orizzontale, quindi questo continuo alzare e abbassare lo sguardo, luce piano, fa sì che l'occhio si distragga, che voi nel frattempo possiate vedere altro e vi distraiate, e quindi fate così, stampatevela, mettetevela accanto. Potete utilizzare per i primi 4-5 disegni anche la tecnica della griglia, c'è un video sul corso di disegno di Arte per Te nel canale, andate a cercarvi la playlist sulla griglia, su come usarla, ma non vi abituate. I primi tempi io mi focalizzerò moltissimo sul contorno delle figure, perché voglio che voi impariate a carpire le forme. Dopodiché il contorno delle figure dovrà scomparire e vi spiegherò come, e dovrà prendere il suo posto la materia della figura in oggetto. Questo primo compito pere per tutti, come se non ci fosse un domani, pere. Il primo anno quindi sono i contorni delle pere, andate a cercarle sui compiti di Facebook, comunque ora le riposto tutte anno per anno. Guardate, in questo momento faccio proprio questo, riposto con voi il compito, ricondivido il compito di primo anno, lo scrivo così che possiate vederlo. Quest'anno il primo anno userà solo la grafite, non le matite colorate, è sempre stato così, ma è necessario per impadronirsi della tecnica. Il secondo anno, chi ha perso l'introduzione non importa, il video rimane su Arte per Te. Il secondo anno comincia ad usare le matite colorate. Sul foglio liscio dovete fare una bellissima sequenza di pere, di cui la prima è in primo piano, ben nettata, e tutte le altre sono sfocate. Lì per lì mi era venuto in mente di farvi fare la prima colorata e tutto il resto in bianco e nero, e invece no, voglio direttamente farvi buttare con le matite colorate, credo che riuscirete agevolmente. Mi raccomando anche per voi, la forma innanzitutto, e soprattutto la sfocatura, quindi i piani, la prospettiva aerea, date sempre la prospettiva aerea rimanendo leggermente meno netti nei contorni, usate anche le matite, le polveri delle matite, fate tesoro di quello che avete visto l'anno scorso e comunque trovate anche voi la soluzione che più si addice al vostro modo di disegnare. Io vi sto leggendo, ragazzi. Se non va, per quei pochi che ormai non vanno, chi è questo polizia di Stato? Attenzione, questa chat non è regola. Ciao. Allora, se non va, vi stavo dicendo, mi raccomando, ricaricate la pagina in modo che vada.
Allora, perciò, sì, l'avevo capito che scherzassi, magari gli altri però ci credono. Allora, vi stavo dicendo, arrivate voi alla soluzione del problema della sfocatura. Non vi preoccupate, sbaglierete, vi dannerete, ma siamo qua per questo. La consegna del compito per voi è anche tra una settimana, però non vi preoccupate perché... Poi io spalzerò, non vi metterò sempre col primo anno, in modo da poter, che voi possiate trarre ispirazione anche dal terzo anno. Andiamo al compito del terzo anno e qui cominciano i dolori. Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è del terzo anno? Scrivetemi, scrivetemi, terzo anno voglio vedervi. Simona, non ti preoccupare, ora poi te lo puoi rivedere. In primo anno i materiali li trovate in cartoleria. E l'album, ah sì, i materiali intendi? No, io intendo il disegno. Vai su foto, poi su album, compiti di disegno alla fine. Alessio, tu sei al terzo anno, io, Fabio, Isabella, Fiorella, l'altra Isabella l'ha scritto 2 volte, eccomi. Tu eri al secondo, Fabio, quindi ora sei al terzo. Perfetto, siete pronti ragazzi? Andatevi a vedere il vostro disegnus. Ve lo ricondivido su Facebook, sarete contenti di questa cosa. Allora, vediamo un po'. Intanto ricondivido il secondo anno. Arriva secondo anno. Adesso condivido il terzo. Siete pronti? Avanti. Eccolo qua, per voi. È arrivato? Eccolo qui, le pere tenute in mano su un bianco accecante. Questo è un disegno che nasce dal bianco. No, non passare al terzo. Se, adesso ve lo dico in che anno dovete collocarvi. Allora, che si deve fare col terzo? Il terzo anno deve fare questo disegno. Mi raccomando, è un disegno che viene fuori dal bianco, quindi dovete essere molto delicati, non caricate troppo colore, arrivate per stratificazione, siate leggeri, siate piano piano leggeri. Chi era al secondo l'anno scorso, è ovvio, quest'anno e l'anno successivo vada al terzo. Ok? Allora, perciò vediamo insieme questo disegno, vediamo come vi posso aiutare. Io vi consiglio di cominciare da una base in grafite per la mano. Definite e lasciate in chiaro le pere al principio e definite bene la mano prima con una grafite molto leggera e poi per i toni dell'incarnato ricordatevi sempre di inserire un po' di ocra, un po' di giallo, un po' di blu. Non andate con i rosa pastello se non rovinate tutto. Dopodiché le pere le sapete fare, sono facili. Il bianco non è omogeneo, nella parte di sinistra c'è la luce, nella parte di destra è un bianco sporco e questa mano è poggiata su una tovaglia un po' ammaccata. Rendete quell'ammaccatura perché dà il senso del piano d'appoggio, quindi non lasciate nulla al caso, state attenti, avete abbastanza tempo. Ciao Rebecca e Anna, benvenute, se siete nuove iscritte, ma ce ne sono tantissime iscritte, vi saluto tutti. E quindi buon lavoro. Adesso passiamo al quarto anno. Pronto, quarto anno, ci sei? Chi è del quarto anno? Prima ricondivido. Facendo proprio tutto con voi, piano piano. Voilà, condiviso anche il quarto anno. Allora, perciò ci siete? Con quali colori per la mano? Fabio, è scritto in descrizione. Io ho messo con matite colorate, ma vi consiglio di partire sempre, come ho detto, da una base in grafite, piano piano. Il quarto anno è scomparso, vero? È possibile. Dopo che ho postato questo disegno, è possibile che si siano tutti ritirati in massa, ma arriveranno. Ecco qua c'è Tina. Tina, questo è il tuo bellissimo disegno da fare. Guarda, è un disegno molto bello, ti darà grande soddisfazione.
ed è veramente un disegno autunnale pieno di colori. Ti scervellerai con i puntini posti sulla buccia delle pere e con la superficie del piano d'appoggio, ma vedrai che se con calma affronterai tutto il progetto, affronterete voi del quarto anno tutto il progetto, verrà fuori un disegno da incorniciare. Perché ci sono disegni che possono essere dei semplici esercizi, ma ci sono disegni che sono già delle piccole opere, no? Come quello del terzo, quello del quarto, e anche adesso andiamo a vedere quello che do al quinto anno. Tu eri al terzo, tu, Ina, non lo ricordare io dove eri tu, no, te lo ricordo, vai a vedere. C'è scritto, se hai partecipato alla mostra, c'è scritto tutto il tuo disegno. Allora, i puntini li dobbiamo fare, mi chiedono. Non risponderò a questa domanda, è facoltativo, fate come preferite, fate come riuscite a fare. Al quarto anno dovreste avere già tutti i materiali, la gomma elettrica, la matita con la punta di gomma, insomma ci sono vari modi per facilitarsi il lavoro. Io parlo, i disegni, io li immagino in formato A4, il formato dell'album classico da disegno, ma potete farlo come volete voi. Allora, quinto anno, vado a condividere il disegno del quinto anno che è bellissimo. Loro sverranno tutti, ve lo sto anticipando, però è anche giusto. Siete il quinto anno, dovete portare alto il baluardo di arte per te. Siete pronti? E voilà, arrivano anche le pere del quinto anno. E allora. No, non ce n'è asilo qua, qua siamo tutti nella scuola già oltre che secondaria. Allora, quarto anno è proprio un quadro, è bellissimo questo disegno, è davvero composito, armonico, ci sono tante esperienze da riportare, c'è la stoffa, c'è il legno, c'è la durezza e la colorosità della cannella, ci sono le pere super maculate, la superficie liscia del piatto, la lama. Insomma, vi potrete divertire davvero, davvero tanto. Non vi darò indicazioni perché avete un sacco di tempo per postarlo. Voi del quinto siete oltre, siete avanti, dovete fare vedere agli altri come si disegna. Sì. Non c'è giovedì 7 ottobre? Oh mio Dio, non me lo dite. Come non c'è giovedì 7 ottobre? Hai ragione, ho guardato l'altro calendario, ora modifico le date. Giovedì 5 ottobre, ragazzi, ora sono sempre io. Se non fosse così, non sarei la vostra ombrettina. Adesso lo modifico. Quindi ho sbagliato tutte le date, ma non è importante. Non è importante perché adesso le modifichiamo insieme. È che il calendario del PC, quando sta per finire, è una tragedia. Quindi il quinto posterà il 26 e l'ho modificato. Scusate ragazzi, il quarto posterà il quarto posterà il 12. Ok? Non mi scrivete tanto adesso, io per adesso sono su Facebook, non sono, cioè sono con voi ma non sono con voi. Poi il terzo posterà il 12 anche. Sono una pasticciona, guardate il calendario di settembre in pratica. Il secondo posterà il 5, abbiamo già detto, no? Ok, scusatemi. E il primo posterà il 5 ottobre. Cominciamo bene, ombretta. Io e i numeri, due paralleli, proprio due universi paralleli. Allora, benissimo, sono da voi. Il quinto anno sto postando su Facebook. Allora, molti di voi mi hanno chiesto: non ho Facebook, posso partecipare al corso? No, mi è impossibile perché io le immagini del corso le posto su Facebook. Su Facebook avverranno anche le correzioni vere e proprie. Cosa succede? Giovedì prossimo voi posterete, primo e secondo anno, posteranno entro le 16. Io vi consiglio di esserci tutti, tutti e quattro gli anni, magari il quinto gliela do buona, ma tutti e quattro gli anni presentateli, così cominciate a vedere.
Cosa succede? Prima e secondo porteranno i disegni entro le 16. Dalle 16 alle 21 io correggerò i vostri disegni, quindi li ricondividerò uno per uno sulla mia home page con sotto il commento della correzione. I disegni si postano sulla pagina Facebook come si posta un qualunque commento su una qualunque pagina. Come si va sulla finestrella che c'è in cui si può scrivere, si posta il link del vostro disegno o si allega il file del vostro disegno, la foto si... Voi fate, fate il disegno, partiamo dall'inizio. La fotografate in verticale, mettete il disegno su un piano senza luci che sbattano, senza riflessi. La fotografate, cercate di fotografare anche il foglio, dopodiché postatelo su Facebook, postatelo dritto, non mi fate arrivare fogli storti, fogli in verticale quando il disegno è in orizzontale, perché è difficilissimo per me correggerlo. Dopodiché caricate il file sulla mia pagina, trovate la finestrella sull'home page e andate a dire la vostra, no? E lasciate... lasciate il vostro commento. Dopodiché non dovete fare altro che aspettare che alle 21 arrivi io a ricondividere appunto tutti i vostri lavori. Poi dovete leggere i commenti che ho lasciato a tutti e ovviamente guardare le opere di tutti, in modo da trarre spunto dalle cose che gli altri hanno fatto bene e capire le cose che hanno fatto male gli altri. Va bene anche uno scanso e uno sfalzo i colori. Capire gli errori che hanno fatto gli altri, le cose buone che hanno fatto gli altri e farle proprie. Io vi dirò anche quello che servirà per migliorare il vostro disegno, ma dall'insieme vedrete ne riuscirete molto molto più arricchiti. In più con voi, per le prime volte, posterà anche il secondo anno, che sono già un gradino più su. E di conseguenza potrete trarre ispirazione anche dai loro tecnicismi acquisiti. Sì, una volta fatto il compito si posta su Facebook, l'ho appena finito di dire. Allora, adesso comincia così. Il primo anno viene occupato tutto dai nuovi iscritti, tutte le persone che per la prima volta frequentano il corso di arte per te accedono al primo anno e non c'è distinzione, anche se uno già è giotto e un altro è un bambino di quarta di asilo nel disegnare, non c'è distinzione, vi state scrivendo in questo momento, si parte tutti dal primo. Sarò io durante il corso dell'anno che, vedendo il vostro livello, vi inserirò nell'anno più adatto a voi. Non c'è una lusinga in questo. Se io vi sposto al terzo anno, non è che vi sto dicendo wow, quanto sei bravo. Sì, te lo sto dicendo perché siete bravi e andate al terzo anno. Però non è un demerito perché è al primo. È soltanto che avete un livello diverso. Quelli del primo arriveranno anche al livello del terzo. Non ci sono dubbi su questo. Testimoniano gli anni precedenti del corso, no? Allora, quindi cosa succederà? Voi postate i disegni, io poi vi colloco di volta in volta nell'anno più adatto a voi. Nel corso di disegno, ragazzi, non c'è competizione tra i partecipanti, siamo tutti qua a metterci a lavorare per una passione comune e quindi il corso di disegno diventa un momento di accrescimento collettivo. Se qualcuno insulterà qualcun altro, io lo eliminerò dal corso e lo bannerò dal canale. Non è mai successo nei 5 anni che abbiamo fatto il corso, non facciamolo succedere neanche quest'anno. I miei giudizi non hanno né una valenza meritocratica, né una valenza moralistica, né una valenza redarguistica, si può dire, di... Non rimprovererò, non è che io non voglio assolutamente offendere, sono semplicemente dei consigli che dovete prendere come tali. Potete anche ignorarli e continuare per la vostra strada. Il corso di disegno ovviamente è gratuito, quindi come purtroppo, la voce qui fuori dal coro dice purtroppo, e allora no, non è vero, scherza. E no. Allora, cosa vi stavo dicendo? Non mi distrarre, cosa vi stavo dicendo? Tra di voi non ci deve essere nessun tipo di
competizione, ma ci deve essere solidarietà, perché tutti partite da un punto e arriverete tutti allo stesso punto, non vi preoccupate. Se qualcuno la passo avanti, non è per insultare quelli che rimangono dietro, ma è solamente per metterlo in una classe dove potrà sentirsi più a suo agio e per toglierlo da una classe in cui potrebbe fare sentire a disagio delle persone che sono magari ancora con una tecnica da meno rispetto a lui. Come si fanno le forme basse? C'è una classe sotto al primo? Non c'è una classe sotto al primo, non facciamo gli spiritosi. Allora, dici, Elisa, certo che puoi permetterti. Cosa c'è, Elisa? A quattro? Cosa? I compiti li trovate su, tutti su Facebook. Già sono stati postati. Cerca quello primo anno, è proprio sulla home page. Allora, io sarò dalla vostra parte, metterò quelle 3 orette, 4 orette a disposizione per far sì di conciliare la vostra voglia di disegnare con un qualcosa che vada nella direzione giusta. Per iscriversi al corso basta partecipare, non ci vuole nessuna iscrizione. Allora, voglio scrivere il mio primo anno. Benissimo, vai al suo Facebook, fai il disegno e me lo posti giovedì prossimo. Quindi, è facile. Rendiamolo facile con delle piccole regole. Regola numero 1, la puntualità. Quest'anno, come l'anno scorso, non correggerò nessun compito che verrà postato dopo le 16. Ragazzi, per me è un lavoro enorme. Correggere i vostri compiti, perché ora vi accorgerete che siete tanti. L'anno scorso eravate più di 120 al corso, quindi correggere attentamente, vedere gli errori e poi trascrivere, scrivervi, farvi capire per iscritto mi richiede molto tempo. Quindi vi chiedo da parte vostra solamente il piccolo sforzo di essere puntuali. È una forma di rispetto nei miei confronti, nei confronti degli altri e nei vostri confronti, perché così avrete il tempo giusto affinché io valuti le vostre opere nella maniera più calma e tranquilla possibile. Dopodiché, seconda regola, leggete sempre le didascalie, perché là c'è tutto, sempre tutto. Non mi fate domande di cui già c'è la risposta. Non è per scortesia da parte mia, perché lo sapete, io vi rispondo con enorme gioia, se no non sarei qui a fare questo. Ma se siete tanti e se fate domande a cui ho già risposto, perdiamo tempo, anche voi lo perdete. Si posta il giorno in cui dico di postare. Se sei del primo anno e non finisci in tempo, mi posti quello dove sei arrivato a fare, quello che sei arrivato a fare. Non mi venga in mente che il primo anno posti il giorno del terzo, che il terzo posti il giorno del quinto, che il quinto posti il giorno di un'altra pagina Facebook, perché proprio io li ignoro quei compiti, perché nascerebbe una confusione micidiale. L'ordine è quello, l'ordine, la regola è quello che fa funzionare questo corso. E quindi io alle regole in questo caso non derogo, non derogo. Io nel frattempo leggo. Sì, se posti la foto del primo anno, il disegno della foto del primo anno, sei iscritto. I disegni estivi. Già mi state facendo domande alla cui risposta è nella didascalia del compito che vi ho assegnato. Vuol dire che non avete letto. Dovete fare Allora, ovviamente, siccome siete tanti e avete fatto almeno 4-5 disegni estivi ciascuno, non posso vederli tutti oggi, perché sennò finiremmo tipo a Natale, può essere. E allora cosa facciamo? Mano a mano che fate i compiti, postate i disegni dei compiti, allora pubblicate il compito che vi ho dato per le settimane a venire e sotto il vostro compito, come commento, includete i compiti estivi, in modo che io guardo il vostro compito, poi sbircio tra i commenti. E se vi scrivo solamente ok, va bene, ok, vuol dire che l'avete svolto bene, non c'è nulla da dire, l'esercizio è andato a buon fine, nel senso che avete tenuto la mano vigile e mi va bene così. Se invece vi do qualche appunto, vuol dire che qualcosa vi è sfuggita e quindi è da rivedere la cosa, ma non da rifare il disegno, da correggerlo, semplicemente da notarla
per non traslare poi quell'errore anche nei compiti a venire. Grazie Fabiola, solo io sono la festa. Ma a me piace. Allora, mi chiamo Ombretta. Come Orietta Loredana ti è scappato, vero? Allora, ti voglio bene anch'io, Michela, ti voglio bene. Allora, volevo chiedere un consiglio. Devi segnare a Corelli, ma questo posto di... Sì, allora, mi dovete chiedere qualche cosa? Dovete usare foglia 4, dovete usare album da disegno della dimensione che preferite. Facciamo così. Non ti preoccupare che si veda da schifo, tanto è la mia faccia, non è che è tutto questo spettacolo. Poi quando vi farò vedere dei disegni magari si vedrà meglio. Oggi è solamente per chiacchierare. Fai finta che sia un astratto. Allora, per il compito del primo anno, fare solo i bordi significa non fare il riempimento della parete. Sì, fare solo i bordi significa fare la forma della pera, senza niente dentro, senza niente fuori. Una linea di matita che riprenda la forma. Allora, per il compito di un anno tratteggiare sull'immagine, sì, quindi ho già risposto. Ma la griglia dov'è? La griglia ve la dovete fare voi. La griglia cos'è? È un foglio di acetato, quindi un foglio trasparente, in cui tratteggiate dei quadrati, fate delle linee, per esempio a 4 cm, 4x4, e vi viene la griglia. La appoggiate sopra il foglio e poi dividete anche il vostro foglio di disegno a griglia con la stessa dimensione. E portate piano piano i pezzetti. Lorenza, quale anno hai fatto da ultimo? Il terzo, mi pare. Ti leggo, Alessandra. Ciao. Allora, quale anno hai fatto? Ragazzi, voi siete l'anno successivo a quello che avete lasciato. Tina, per il quarto anno abbiamo bisogno di tipi di colori particolari, nel senso pastelli, carboncini. Sì, Tina, puoi cominciare a comprare quello che ti piace di più. I pastelli e i carboncini sicuramente, la sanguigna sicuramente, le matite acquerellabili già le hai tu, Tina, e le fai suonare anche. Quindi, ma i pastelli mi pare che tu li abbia già, no? Sono piacere, bene, sono contenta, Concetta. Adesso se avete domande sparate, è il vostro momento, vi rispondo. Ti posso salutare a Zeta? Sì? Se ti saluto mi viene un sorriso più Durban. Perché a Z? Allora, oddio, non avevo visto il tema della live. Mi scusi, ovviamente, non sono ancora iscritto al corso, mi scrivo subito. Non devi andare da nessuna parte, devi solamente postare il disegno della settimana prossima. Tina, lo so, infatti, tu hai già tutto. Se non si sente, Tommaso, ricarica la pagina, ma come te lo dico se non mi senti? Non capisco che siamo tanti e non puoi vedere tutti i messaggi. Mi avevi spostato al secondo anno, quasi alla fine del corso. Rimango al secondo? Guarda i disegni, tu te la senti di andare al terzo o vuoi rimanere al secondo? Decidi tu in questo caso. La griglia è obbligatoria? No, io la sconsiglio. La griglia è soltanto per le persone che i primi tempi si sentono totalmente smarriti dall'andare a briglie sciolte. I compiti sono sulla mia pagina Facebook, nella home page, Adriana. A Z è il dentifricio, se l'ho capito, infatti adesso mi viene un sorriso Durvance. Ma le griglie si possono comprare? Laura? Laura? Allora, ma poi ti togli dal vivo, non lo fate più? Io poi ti togli, non l'ho mai fatto, presto la mia voce a piccio ogni tanto, però lo faranno, lo faranno. Sei arrivata tardi, Debbie, non ti preoccupare perché tanto trovi tutto registrato. Ok. No, è tu per tutti. Allora, io avevo lasciato al quarto anno, lo riprendo, Elisa. Se tu vuoi prendere il quarto anno, lo puoi riprendere. Se pensi di avere ancora bisogno, riprendilo. Se invece vuoi passare ai disegni del quinto, che però sono pazzeschi, quindi se pensi, puoi cominciare magari a fare il quarto anno e poi vediamo cosa sta facendo. Allora, sarà sempre disponibile. Rimani al secondo. Ok, rimango al secondo, grazie, ciao. Ok, Barbara, in caso se sei brava ti passo io il terzo. Non mi sfuggirai. Devo riportare il compito su Facebook? Sì, esatto. Ombri, vorrei provare i pastelli a tempo aperto. Farei un futuro video dove spieghi come si accostano i colori per dare profondità e realismo al disegno. Alessandra, l'ho fatto ieri. Ieri ho usato i pastelli. C'è il melograno, che tra l'altro YouTube mi ha gentilmente bloccato perché non è adatto. Non è adatto. Non è adatto perché ha la copertina con del rosso, ragazzi, parliamone. Allora.
Io non ho fatto tutti i compiti estivi. Ora vengo a casa e ti sculaccio, non ci fa niente. Io non ho Facebook, è un problema. Allora non puoi partecipare al corso. Oppure ti fai Facebook, ti fai un Facebook in così, come si dice, in incognito, metti un nick assurdo, metti una foto assurda, non dai tue informazioni a Facebook e partecipi solo al corso. C'è un giorno specifico per postare? Certo, il giovedì fino alle 16. Ombretta, quando hai descritto il disegno del secondo anno, hai detto di utilizzare le matite colorate. Maria Scalia parla di matite gamma B. Come dobbiamo farlo? Aspettate. E allora sì, cominciate ad usare le matite di gamma B, perché ti spiego perché. Perché io avevo pensato di farvelo fare con le matite colorate, ma voi non avete mai usato le matite colorate. Quindi ho pensato di usare prima le matite di gamma B, e poi su quelle farvele scaricare e metterle colorate. Quindi seguite la didascalia, perché le ho scritte prima queste cose. Come alla copertina, chi? Brava, usa Facebook di tuo marito, a me non interessa. Io non amo la griglia, divido il foglio in quattro, ci sono problemi enormi. Il foglio in che senso dividi? Sempre a matita, non lo pieghi. Non ci sono problemi in quel Ah, caso. criterio, pure tu. Mi era sembrato così. Grazie Fabiola. Io uso i flotte colori per fare il sole. Aspetta, tramonto effetto dell'acqua nel disegno, il paesaggio con le palme. Ma come si fa? Postami il disegno e ne parliamo poi direttamente là. Chiedo scusa, quando inizia il compito e quando si deve postare? Probabilmente questa domanda è da Giulia. Vai su Facebook, vai sul compito del primo anno e trovi tutto in didascalia. Non ci si iscrive, si posta direttamente il disegno. Jenny. Bene, sono contento. Sì, a croce, ok, Rita, scusa, non avevo capito. Per graffite cosa si intende? Le matite, quelle che si usano per prendere appunti. Buonasera, mi arrivate in ritardo, ma ci sono. Ah, ciao Tiziana. Tina, mi sembra che non sono solo i puntini delle ore. Esatto, tutti si sono focalizzati su quelli, ma c'è ben altro, c'è tutto un mondo intorno a quelle pere. Allora, ragazzi. Per il primo anno quali colori? Matite, pastelli, scritto nella didascalia. Posso insta? Che vuol dire? Saluto per educazione, di certo che c'è, non voglio congestionare la chat. Ciao. Grazie, grazie a voi, Angela. Io non so neanche come si usa la griglia. Posso dall'anno zero? L'anno zero è il primo anno. Posso Instagram? Ah, ecco, era quello. In Instagram no, non posso seguire gente qua e gente là, mi dispiace, non puoi usare il puoi farle postare da un tuo amico? Magari li dai a un tuo compagno, un tuo amico che ha Facebook e li posta lui per te. Si scrive sulla pagina Facebook di arte per te e li posta lui per te. Tu li passi a lui sul pennino e lui te li posta. Perfetto, Alfi, mi fa piacere. Grazie a voi, Miss Franci, Gabriella, dopo aver portato il disegno, che faccio? Attendi con spasmodica attesa. Dopo che sposti il disegno, alle 21 arrivo io e te lo riposto in home page con con la correzione sotto. Allora, ragazzi, un'altra cosa vi volevo dire. Quando vi correggo, non vi offendete. Mai, io non correggo mai per umiliare, per sottolineare le lacune, assolutamente. Lo scopo del corso è volervi bene, non è farvi del male. Allora, quindi non vi preoccupare. Altra cosina, sì, l'ho spinto verso sinistra. Io sto litigando col computer perché, siccome ha due spioncini, non so qual è la telecamera, quindi vedete che sposto sempre. Allora, penso di aver capito adesso la fine della live. Allora, brava, fai bene a non offendersi. Bravo o brava a Z? Allora, per trovare i compiti, in questo momento li trovate sulla home page della pagina Facebook di Arte per te. La pagina Facebook di Arte per te è solamente quella col bollino rosso col pennello di traverso. Vedete che ce ne sono tante farlocche in giro, eh? Ma la pagina mia è solamente quella col pennello bianco su fondo rosso. Mi maltratto? Poi, quindi vi stavo dicendo, non vi offendete.
se passo avanti qualcun altro non vi offendete. E poi mi sto dimenticando una cosa che vi volevo dire, ma va così in ogni live che si rispetti, me lo ricorderò subito dopo. Mi raccomando, i disegni estivi portateli solo come commenti. Guarda, non ho mai visto disegni che facciano schifo, quindi o mi disegno, non esiste un disegno che fa schifo. Ti rispondo molto sinceramente, il disegno, quando una persona si espone e lo pubblica su Facebook, è carico di emozione, di aspettativa, di impegno. E anche se non è ben riuscito, perché non esiste un disegno che fa schifo, può esistere un disegno che non è ben riuscito, si aiuta quella persona a far diventare quello stesso disegno da non riuscito al 100% a riuscito. E quindi non, poi il disegno è una cosa a matita, la matita si cancella, si riposiziona, si ricancella e si riposiziona. Anche i più bravi, anche Leonardo aveva dei ripensamenti e andava sopra quello che aveva fatto. Quindi state tranquilli, niente fa schifo, è tutto buono. Sapete io cosa mi divertivo di più da ragazzina? Facevo fare un pasticcio a una mia compagna e su quello costruivo un disegno. Questo è un bellissimo esercizio che qualche volta vi farò fare. C'era anche una cosa simile sull'enigmistica di tanto tempo fa. Giuseppe, che anno eri l'anno scorso? Io ho l'Alzheimer, voi mi chiedete queste cose. Adriana, eri al secondo l'anno scorso? Sei al secondo, la sei al terzo? Sei al terzo, la sei al quarto? È vero, Fabio, hai proprio ragione. Il compito di questo posto è vero. Chi è il tuo papà? Come si chiama? Carmelo. Certo che puoi fare il corso, sei benvenutissimo, benvenuto Carmelo. Sei al primo anno, Giuseppe, ora sei al secondo. Daphne e Carmelo partecipate tutti e due allora. Perfetto, e io non vedo l'ora anche di vedere i vostri lavori. Vi volevo dire qualcos'altro, ma in questo momento proprio mi sfugge. Quindi seguite sempre le indicazioni, leggete i commenti, non so, tutti, siete stati promossi tutti, non boccio nessuno. Io non faccio dimostrazioni per una serie di motivi, a parte il fatto che dimostrazioni di che dovete fare il bordo di una pera, non posso fare una dimostrazione per il bordo di una pera, ognuno la farà più o meno a suo modo, ma con arte per te mi pare perché. Allora, qua mi disturbano. Quindi, sulla pagina si posta Giuliana. Quindi non trovo utile da. Allora, io sono una di quelle che non mette mai mano nel lavoro degli altri. Farvi vedere come muovo io la mano potrebbe deviare il vostro modo di fare. Preferisco che facciate voi, che troviate voi la soluzione, perché vi rimarrà molto di più che non data da me. Del resto, lavori miei sul canale ne vedete talmente tanti. No, 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 tu dopo i fiori vai, no, prima dei fiori, ricarica la pagina e vai. Sì, su Facebook trovate tutte le indicazioni. Va bene, non ti preoccupare, per fare una linea della pera basta anche la matita 2B, poi le cose si arricchiscono strada facendo. Strada facendo. Allora, eri al secondo, vai al terzo. Se non vi. Allora, facciamo così. Tutti quelli che l'anno scorso erano in un corso sono nell'anno successivo, tutti promossi all'anno successivo. Se però non vi sentite a proprio agio in quell'anno successivo, e allora rimanete nell'anno in cui volete stare, ok? Non vi preoccupate, rimanete, allora rimani nell'anno se l'avevi lasciato, Alberto. Casomai se sei bravo, se sei bravo abbastanza, ti avanzo io, non è un problema. Grazie a voi, Irene. Perfetto, sono contento, Orietta. Io non ho capito le matite. Per fare il bordo della matita, della pera, potete usare qualunque matita. A che ora finisce la diretta? Quando mi. Poi dicono ora. Tra poco, Fabio, non dura parecchio.
Perfetto, Annita, fai il corso e sarai dei nostri. Buongiornissimo, Giorgio, anche a te. Qualche domanda tecnica? Ma che devo... Mamma mia, vi devo dire una cosa. Cos'è la gomma siliconica? Ve la faccio vedere. Allora, grazie Lauretta, tu sei di parte. Allora, non vedo l'ora di iniziare. Bene, ragazzi, ci siamo tutti. Mi raccomando, puntualità, non zappate sui fogli, la mano leggera. Andatevi a guardare il corso di disegno sul canale YouTube, che là ci sono già molte dritte per cominciare, specialmente se siete di primo anno. Guardate quei video, sono brevi e spiegano abbastanza. Tutti i compiti li trovate già postati sulla mia pagina Facebook di Arte per te. È una gomma normale, Ivana. La gomma siliconica è una gomma normale. La chiamo siliconica per differenziarla, perché si chiama così, e per differenziarla dalla gomma pane, che invece è quella la morbida. Bene, ragazzi, non potete colorare se non vi dico di colorare, quindi se dico solamente matite, graffite, solamente le matite grigie per intenderci. Giovedì prossimo non lo so se ci sarà una diretta, dipende da un insieme di fattori. Primo tra tutti, io ancora non ho sentore di quanti siate, quindi se siete 100 capite bene che mi verrà difficoltoso, ma se siete un numero umano possiamo anche fare una diretta. Diciamo che le dirette ci saranno quando penserò che siano utili al corso. Barbara, quegli estivi l'ho già detto, leggi la didascalia del compito e troverai la risposta. I compiti estivi vanno postati come commento al vostro compito della prossima settimana. Ho risposto un po' di persone così. Ciao Natalina. Io per i compiti preferisco sempre matite più grasse. Allora, per partecipare, guardatevi la diretta, ho risposto a tutte le domande. Io questa diretta la lascerò live, vabbè, io questa live la lascerò perenne e lo chiamerò corso di disegno live. Ogni volta che andremo avanti metterò un numerino diverso. C'è scritto tutto, Fabio? Allora, Barbara, ciao. Oltre al compito che dobbiamo fare anche il melograno? No. Ciao Luca. Rita, ciao. E adesso che fa? Vi saluto, vi auguro una buonanotte, vi andate a studiare il disegno, mi raccomando, i disegni prima di farli si studiano primo anno. Cosa significa? Ci si mette davanti l'immagine e la si comincia a guardare per circa mezz'ora minimo prima di cominciare a ridisegnarla. Dopo che avrete capito come formate l'immagine, non staccando gli occhi mai dal foglio, cominciate a disegnare le forme. Ok, buonanotte a tutti. I compiti continueranno per tutto l'anno. Bene, è giunto il momento di salutarci, ragazzi. Buonanotte a tutti, bentornati numerosi al corso di disegno. Io dalla chat già sto tremando. Ciao a Letiziuccia che vuole essere salutata. Buonanotte tesoro. Fai come poti, vai a dormire. Allora... Adesso, domani c'è un'altra grande giornata di lavoro e poi il weekend e vai. E quindi, ragazzi, vi lascio la diretta qui, a vostra disposizione. Se avete qualche altra domanda da farmi, ponetela sotto il compito che vi ho assegnato sulla pagina Facebook, così vi rispondo velocemente. In bocca al lupo per questo nuovo anno insieme. E alla fine, ricordatevi, c'è la mostra, anche quest'anno, perché l'anno scorso mi è piaciuto un sacco. Bene! Grazie a tutti per esserci, ci vediamo alla prima lezione effettiva, giorno 5 ottobre, del corso di disegno. Un bacio, ciao! Come ti fa a spegnere? Ciao! Ciao, ciao! Ma cosa? Eccola qua. Ciao a tutti! Ciao!